Salerno è una delle città più performanti per quanto riguarda i fondi europei. Svolgendo un'azione di riqualificazione urbana, abbiamo ristrutturato fabbriche vetuste di grande momento come Palazzo Fruscione, San Nicola de Palma, la Chiesa dell'Annunziata, un centro storico con la videosorveglianza. Siamo stati particolarmente attenti sulle politiche sociali. Abbiamo 9 asili nido nella città di Salerno. La disponibilità della Regione Campania, che a livello non solo nazionale ma europeo è una delle eccellenze del nostro paese per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi. Possiamo raccontare che abbiamo speso sull'agricoltura già il 95% dei fondi a disposizione dell'agricoltura in Regione Campania. Noi abbiamo messo a disposizione con un piano strategico sulle varie opportunità che vuole anche sensibilizzare le ragazze a queste professioni scientifiche, ma mette anche 18 milioni di euro per un progetto sull'imprenditoria femminile. Sono stati assegnati alla Regione Campania 1,8 miliardi di euro. È importante che non ritorni a Bruxelles nemmeno un euro. Politica di coesione è importantissima per poter riequilibrare i bisogni e le attese dei vari cittadini europei. È un'occasione che i nostri amministrazioni si rendono conto che i fondi europei oggi sono un fatto importante per poter risolvere tanti problemi. L'Europa è una grande speranza, ma rappresenta anche una grande sfida. L'Europa per me è importante perché quando sono in metropolitana trovo un cartello con su scritto acquistato con i fondi europei. I fondi europei per me sono importanti per la mia formazione. I fondi europei sono importanti per aiutare gli immigrati. Il nostro impegno è volto a informare, sensibilizzare i ragazzi su quanto l'Europa offre in termini di opportunità di formazione. Credo nell'Europa poiché mio fratello è sempre in Erasmus. Grazie ai fondi europei Salerno è più sostenibile. Salerno non è soltanto una città più sostenibile, ma si attua anche un turismo più sostenibile. La nostra scuola fa sempre tanti progetti proprio grazie ai finanziamenti dell'Europa.